Io e mio marito avevamo un sogno, era quello di avere una piccola casa tutta nostra. Lui è impiegato e io operaia. Con sacrifici enormi, non solo nostri, ma anche dei nostri figli, abbiamo risparmiato su tutto per 25 anni. I funzionari della Banca Popolare di Vicenza ci hanno sempre consigliato di investire i risparmi in azioni della banca, perché oltre al fatto di essere assolutamente sicure, si potevano vendere in qualsiasi momento. Quando finalmente avevamo raggiunto la cifra desiderata, ci siamo messi a cercare la casa da acquistare. Una volta trovata, siamo andati in banca per vendere le azioni e da quel momento è iniziato un calvario, perché con scuse di ogni tipo i funzionari non le hanno mai vendute. Poi, dopo qualche mese, abbiamo letto sul giornale dell'improvvisa svalutazione delle azioni e del blocco totale delle vendite. Oggi, con la situazione che si è creata, sappiamo di aver perso tutto, la casa e anche tutti i nostri risparmi. In un giorno Zonin e compagni si sono presi 25 anni della nostra vita e tutti i nostri risparmi. E se li stanno godendo in tutta tranquillità, mentre a noi è rimasto tra le mani solo una cosa, un sogno che è diventato ormai irrealizzabile. Stendo non veto sul decreto, in Parlamento non c'è spazio per i disonesti, sono già al completo. La storia ci ha insegnato che l'Italia, quando trovi la tua strada, te la fa saltare in aria. Non ti fidi più di nulla, ma tu prova. Dalla marcia su Roma, fino al marcio su Roma, è solo un movimento che va avanti all'infinito. No, per voi non ci sarò, io non sono partito. I soci coinvolti sono infatti oltre 116.000 nella Popolare di Vicenza e 87.000 per la Veneto Banca, in totale oltre 200.000 cittadini, Parlamento non c'è spazio per i disonesti, sono... per un totale di patrimoni bloccati pari a 8 miliardi di euro. Completo. La storia ci ha insegnato che... Abbiamo depositato noi, come 5 Stelle, un esposto alla Procura della Repubblica di Vicenza, quando trovi la tua strada. Nel quale invitiamo la Procura stessa a indagare su molteplici ipotesi di reato che spaziano dal falso in bilancio all'aggiotaggio, dalle false comunicazioni sociali all'insider trading alla truffa. Di nulla, ma tu prova, dalla marcia su Roma fino al mar. Sono stati letteralmente bruciati i risparmi dei piccoli azionisti per oltre 2 miliardi e 600 milioni di euro. Più di nulla, ma tu prova, dalla... Sono anni che Banca d'Italia verifica i conti e sanziona il management con multe per comportamenti evidentemente non corretti nella gestione della banca, ma i soci non possono sapere il perché in quanto i verbali sono stati secretati. I cittadini italiani hanno diritto di sapere, per quanto riguarda Banca d'Italia, quante ispezioni ha effettuato la Banca dei Popolari di Vicenza, quali sono stati i rilievi che di volta in volta ha mosso gli amministratori, quali sono state le motivazioni delle eventuali sanzioni che ha comminato agli amministratori, a quanto sono ammontate queste eventuali sanzioni, se sapeva che nei bilanci gli avviamenti erano enormemente gonfiati tanto da inficiarne l'attivo, se sapeva che i crediti deteriorati non avevano copertura sufficiente e annualmente non venivano sufficientemente apportate le rettifiche del caso, rendendo in questo modo fuorviante il risultato dell'esercizio poi presentato ai soci in assemblea, se era a conoscenza dei punti precedenti perché non ne ha informato gli azionisti, se era a conoscenza dei punti precedenti perché non è intervenuta bloccando gli aumenti di capitale a prezzi gonfiati o autorizzandoli ma a prezzi realistici, se ritiene invece di non dover rispondere perché Banca d'Italia fa quel che vuole o se ritiene di non dover rispondere perché la Popolare di Vicenza è ormai sotto la giurisdizione della BCE. Ai signori ministri invece chiediamo se ritenete che la Banca d'Italia, ente di diritto pubblico nonché organo di vigilanza, possa non essere sorvegliata da una commissione parlamentare. Inoltre, e ho finito, chiediamo per quanto riguarda la Consob dal 2008 a oggi quante ispezioni ha effettuato la Banca Popolare di Vicenza, se ha mai mosso rilievi sull'operato della banca da loro controllata, se ne ha mossi a cosa si riferivano, quanti prospetti della Banca Popolare di Vicenza ha autorizzato, quanti ne ha cassati, se riteneva congruo il prezzo al quale venivano offerte le nuove azioni ai soci e se non lo riteneva congruo perché non è intervenuta.
Questi sono tutti mancati provvedimenti della tutela del risparmio pubblico e io ricordo cosa dice il codice penale articolo 40,2: non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Presidente, il Movimento 5 Stelle e migliaia di cittadini truffati staranno col fiato sul collo a tutti i responsabili di queste situazioni e ci auguriamo e auspichiamo che il Parlamento apporti tutte le necessarie misure legislative per impedire il ripetersi di questi disastrosi eventi. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. Non abbiamo quella paura di una rottamazione dei sportelli, ma con 1000 sportelli non credo che abbiamo un problema. Abbiamo dichiarato più volte che i dipendenti non si toccano. Avere l'esclusiva fino a fine maggio, su Cassa Ispano di Ferrara, ho detto prima, abbiamo iniziato la due diligence, riteniamo di completarla nel giro di una settimana, 10 giorni. Marostica, in parallelo, recentemente abbiamo dato adesione alla loro lettera di procedura, come ho detto prima, siamo stati ammessi alla due diligence, le due diligence le facciamo con risorse nostre interne. Delle ottime competenze per quanto riguarda le strutture dei crediti, per quanto riguarda l'audit, per quanto riguarda il societario, il legale, e quindi nel momento in cui andiamo a fare degli investimenti importanti, a cui teniamo di toccare con mano veramente cosa andiamo a proporre poi al Consiglio di amministrazione in termini di acquisizione.
l'aumento di capitale che andremo a fare ha tre obiettivi. L'obiettivo di avere risorse di capitale per cogliere le opportunità di crescita, l'obiettivo di avere capitale per continuare a fare impieghi. Serve per tenere alti i profili patrimoniali. Questa grande crescita della compagine sociale e patrimonio capitale, quindi common equity di grande qualità, ci consentirà sicuramente anche con il capitale di far fronte agli stress test della BCE. Territorio, sicurezza per noi di poter crescere in ambito nazionale. Se ritenete che la copertura dei crediti deteriorati, che è al 27-26 leggo a fine bilancio, sia bilancio 2013, sia da ritenersi sufficiente e prudente in questo momento. Molto velocemente, noi riteniamo che le nostre coperture siano estremamente affidabili. Il nostro portafoglio crediti rispetto al sistema bancario italiano ha una componente legata al finanziamenti a medio e lungo termine molto più significativa rispetto alla media del sistema. Di conseguenza il nostro portafoglio crediti è molto più garantito rispetto al sistema e di conseguenza le coperture ovviamente vanno di pari passo. L'eventuale stress test che va proprio in questa direzione, il stress test della BCE andrà a verificare se ci sono concentrazioni nei vari settori critici piuttosto che affidamenti rilevanti o mancanza di garanzie. Ecco, su questo noi riteniamo di essere ben posizionati e di conseguenza riteniamo che le nostre coperture siano estremamente affidabili. Le indicazioni che ci venivano date era di dire che appena si fossero incrociate le loro richieste di vendita con altre richieste di acquisto sarebbero stati soddisfatti. Però so di persone che sono da 3 anni che hanno cercato di vendere le azioni per acquistare l'appartamento al figlio e hanno dovuto comperarle loro, di loro iniziativa, per poter dare i soldi al figlio e poter quindi poi fare un mutuo ipotecario. Gli ordini che voi ricevevate erano registrati in qualche forma elettronica, in un brogliaccio, in una prima nota vedimata o che altro? Assolutamente no, venivano dati in mano al direttore e il direttore li teneva lui in un suo cassetto e venivano dati all'ufficio soci. A discrezione venivano poi soddisfatti. È stato chiesto anche più volte, soprattutto nell'ultima volta delle ultime vendite di azioni, chi possiamo accontentare tra questi, chi ci potrebbero dare più rogne oppure chi potremmo, insomma, chi dovremmo proprio accontentare per primi, senza quindi dare
un ordine temporale. Quindi non c'era nessuna registrazione di questi ordini? Assolutamente no. E i clienti ricevevano in mano un foglio con un timbro della banca che avevano consegnato un ordine? Non è mai stato in uso dare una ricevuta. Molti soci adesso sono molto arrabbiati, a tutti viene assicurato, vedrai che la banca è forte, si riprenderà, gli aumenti di capitale, vedremo che cosa succederà, sembra che non sia successo niente, noi dipendenti siamo proprio lasciati così. La stampa è stata usata, ma ha avuto anche una responsabilità, secondo il mio punto di vista, non grande come quella della Banca d'Italia e della Consob, che dovevano vigilare, ma comunque i bilanci della banca erano pubblici. I bilanci della banca erano pubblici e quindi tutta una serie di persone esperte, per esempio mi vengono in mente le banche concorrenti, sapevano leggere nei bilanci della Banca Popolare Vicentina tutte le problematiche che oggi sono note a tutti. Oltre appunto alle false comunicazioni ai soci, perché veniva comunque data un'immagine sempre positiva quando così non era, evidentemente. La valorizzazione per esempio delle acquisizioni degli sportelli bancari, sono stati numerosissimi gli sportelli bancari acquisiti e lasciati in bilancio sempre al valore iniziale, mai ritoccati, mai calcolato una svalutazione, per quasi 1 miliardo di euro erano a bilancio. È chiaro che se oggi ci accorgiamo che quel 1 miliardo di euro non è 1 miliardo di euro ma sono poche centinaia di milioni, presto detto qual è il danno. I compensi degli amministratori dall'altra parte sono passati 1.400.000 euro del 2002 fino ad 11 milioni nel 2014. E le persone sono sempre le stesse. Le partecipazioni alle assemblee erano sempre asservite alla dirigenza, questo perché la grandissima maggioranza dei soci usualmente presenti in assemblea erano dipendenti della banca stessa e quindi in una condizione di sudditanza come minimo psicologica. Qualche volta qualcuno si trovava in condizioni di difficoltà economica anche per la crisi, eccetera, aveva bisogno di essere finanziato per le proprie attività e questo finanziamento pare che in qualche caso fosse subordinato all'acquisto di azioni. Da quanto tempo è che siete diventati soci della Popolare di Vicenza? Da dicembre del 2014. Perché eravamo alla necessità di una finestra bancaria per l'affitto di un capannone. E quindi? E quindi, a fronte di questa finestra di un accesso alle finestre bancarie favorevoli, ci è stato chiesto di acquistare il minimo acquistabile delle loro azioni. Noi a quella data non avevamo quella liquidità necessaria e ci hanno fatto un prestito, tramite un mutuo chirografato di 6.000 euro. Quindi fondamentalmente voi avete dovuto comprare 6.000 euro di azioni sottoscrivendo un mutuo e quindi adesso siete proprietari delle azioni, però state pagando la rata del mutuo. Esatto, per 6 anni. Abbiamo chiesto di rivendere le nostre azioni, ma ci è stato risposto che è impossibile, in questo momento sono bloccate. Quindi le azioni sono bloccate, però il mutuo sta continuando a funzionare. Assolutamente. Quindi voi tutti i mesi siete costretti a pagare la rata senza avere la possibilità di vendere le azioni. Esatto. Qui si ravvisano quindi varie tipologie di reato. Quali sono? Le false comunicazioni sociali, come abbiamo detto, il falso in bilancio, l'aggiotaggio, l'insider trading, il conflitto di interesse. Queste sono le ipotesi che sono state fatte, che chiediamo alla magistratura di... Ti do la parola a Nico che entra nel dettaglio. Sì, innanzitutto volevo rappresentare quello che è la preoccupazione del Movimento 5 Stelle rispetto a questa situazione, che ha veramente inguaiato addirittura 200.000 piccoli risparmiatori, parlo c'è la Banca Popolare di Vicenza, ma c'è anche Veneto Banca, che si trova ad affrontare una situazione speculare.
la banca popolare di licenza non quotata, chi determina il valore dell'azione? Viene determinata da una perizia, da una stima che viene realizzata dalla, da una perizia di un commercialista, di un esperto. Bene, ci chiediamo, chiediamo quindi perché questa stima o il percorso che è stato seguito per pervenire al dimensionamento del valore delle azioni pre e post svalutazione, per capirci, non è reso pubblico. Perché affrediamo dall'assemblea degli azionisti, così è stato risposto da parte del management della, della banca, per avere copia del percorso che è stato eseguito per dimensionare il valore della singola azione, bisogna fare, bisogna sottoscrivere un'impegnativa di trattamento confidenziale di queste informazioni, non si possono prelevarne copie e ci sono delle, anche delle minacce, insomma, delle ripercussioni su, su, dal punto di vista penale. Perché qualcosa che dovrebbe essere trasparente invece di fatto non lo è. Questa è la prima questione. Poi un secondo elemento di preoccupazione, una seconda considerazione, la prendiamo da, 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 dalle, dalle denunce che sono state fatte anche dal Movimento 5 Stelle, perché si sono rivolti anche a noi e con gli imprenditori, il fatto che tra l'altro c'è oggi una, un'intervista del, del, del Presidente degli Industriali di Ghiotto, in zona di Vicenza, che in qualche maniera dice sì, che è anche membro del consiglio di, del board della Banca Popolare di Vicenza, che dice sì, abbiamo sbagliato, cioè probabilmente, dice, probabilmente abbiamo sbagliato nel momento in cui abbiamo legato l'acquisto di pacchetti azionari al, al, alla concessione di fidi, alla concessione di garanzie, al mantenimento degli affidamenti. Ecco, a me fa piacere che ci sia una dichiarazione di questo tipo da parte di un rappresentante istituzionale della Banca Popolare di Vicenza. Però mi sembra una cosa grave e sulla quale ci aspettiamo una risposta della Procura di Vicenza. Come ci chiediamo, come sia possibile, con, sulla base di quale coincidenza astrale ci si trovi oggi ad avere un dirigente della Banca Popolare di Vicenza, che lo vado a citare, che è Antonio Fogliadelli, che è stato pubblico ministero che aveva chiesto l'archiviazione nei confronti del presidente Zonin. Era una causa che era connessa comunque all'esercizio delle funzioni, perché si parlava di conflitto di interesse, si parlava di falso in bilancio. Bene, Fogliadelli era pubblico ministero che aveva chiesto l'archiviazione, ma ce lo troviamo, seppure a distanza di tempo, del dirigente di una società controllata al 100% dalla Banca Popolare di Vicenza. Cosa chiediamo come Movimento 5 Stelle? Primo, chiediamo, e questo è l'aspetto politico, che venga data la risposta all'interrogazione parlamentare che abbiamo realizzato, peraltro, io e i miei colleghi in collaborazione con l'Associazione dei Consumatori, e poi si sono rivolti molti azionisti della Banca Popolare di Vicenza, non solo, anche di Veneto Banca, all'interno della quale c'è scritto tutto. Ci sono anche delle ipotesi di reato, se vogliamo, che sono state oggetto poi anche di un'esposta alla procura, ma manteniamoci anche nell'ambito della responsabilità politica e chiediamo a questo governo che ci dia, che incominci a nessuno occuparsi di una questione che coinvolge oltre 200.000 risparmiatori del nostro territorio e per quanto riguarda la Banca Popolare di Vicenza sono in stragrande maggioranza di vicentini, e che ci sia la sensibilità di entrare nel merito e di rispondere a questa interrogazione che, vi ricordo, di maggio non abbiamo presentato l'altro ieri, è già qualche mese che aspetta nei cassetti del ministero. È anche preoccupante perché avviene nel silenzio assoluto totale dei giornalisti, ma della politica. Della politica, ma cioè, abbiamo appena finito la campagna elettorale. Quante parole sono state dette su questa situazione da parte dei candidati? La Presidente della Regione Veneto non ha mai speso una parola, se non per dire speriamo che ci sia matrimonio tra due banche che tra l'altro hanno gli stessi sportelli sullo stesso territorio, chi significherebbe andare a chiudere con i crani, che è un problema occupazionale non indifferente, comunque questo è un problema del management della banca. Quindi, l'unica cosa su cui ha preso posizione Zaia, secondo me è stata diametralmente sbagliata, le categorie che avrebbe dovuto prendere, ma una parola di garanzia rispetto a 200.000 persone che in questo momento si sentono turlupinate non c'è stata. Né la centrodestra né la centrosinistra, con l'eccezione del Movimento 5 Stelle che cerca di avere un varco per poter denunciare queste questioni con molta difficoltà. La seconda cosa, chiediamo alla Procura, vostro tramite, nel rispetto dell'indipendenza, ma a che fine hanno fatto gli esposti che sono stati depositati. Ulteriore punto è la class action. Sapete che per iniziativa del Movimento 5 Stelle siamo riusciti a stragrande maggioranza a far approvare la riforma della class action, che crediamo tantissimo, sostanzialmente all'unanimità, alla Camera dei Deputati. È stata approvata a stragrande maggioranza, quindi ovviamente anche dal Partito Democratico, e il giorno in cui è stata approvata, è intervenuta, il giorno successivo è intervenuta con fiducia dicendo
questa riforma non c'è da fare, ha preso la parola il ministro Boschi, il ministro dei rapporti col Parlamento, ha rilasciato una dichiarazione pubblica dicendo che la riforma che era stata approvata dai suoi 150 deputati due ore prima deve essere modificata al Senato, quindi seguendo pedissequamente l'indicazione, come è nella tradizione di questo centro-sinistra, della Confindustria, bene, ha smentito il voto dei suoi 150 parlamentari che era stato realizzato solo poche ore prima, annunciando che sarà modificato in Senato. Ecco, la posizione del Movimento 5 Stelle invece è quella, anche mi permetto di dirlo, della società dei consumatori, di non modificare questa norma e cercheremo di fare di tutto per contenerne quello che già riteniamo essere un pericolo rispetto alla sua efficacia. Negli ultimi due anni Banca Popolare di Vicenza ha aumentato il capitale sociale di 1.300.000.000, ricorrendo a varie forme di sottoscrizione che sono attenzionate anche dalla magistratura. Bene, ora è possibile che negli ultimi due anni, 20 anni fa, io posso capire, 10 anni fa è una cosa diversa, ma che negli ultimi due anni, quando c'è stata la decisione di aumentare il capitale sociale, all'interno del management della Banca Popolare di Vicenza non vi fosse la consapevolezza che il valore delle azioni che in quel momento venivano distribuite nel mercato era gonfiato? Perché se così fosse, allora ci troviamo in situazione ancora peggiore rispetto alla precedente. Come Movimento 5 Stelle staremo... seguiremo questa questione, staremo a fianco quindi alle associazioni dei consumatori che si prendono, ovviamente è una loro peculiarità, non certo della politica, ma insomma quella di tutelare gli interessi degli azionisti, e faremo tutto quello che è possibile perché venga detta finalmente una parola verità su una questione che in qualche maniera è stata nascosta in terremoto per Vicenza, ma non solo, io credo per il Veneto e per l'Italia. E rispetto alla quale assistiamo, come ho già detto, invece a un silenzio veramente importante da parte delle altre forze politiche che fa pensare male. Questa azienda l'ho ereditata da mio padre. Le azioni all'inizio le ho ereditate da lui, in seguito ne ho acquistate ancora sempre a nome dell'azienda. Ci siamo sempre appoggiati a Banca Popolare di Vicenza per gestire i conti correnti e transazioni, anche su un consiglio delle associazioni artigiane prima e delle associazioni industriali poi, quando siamo cresciuti. Adesso l'azienda della mia famiglia si trova in ginocchio anche a causa di queste azioni. Non mi rinnovano i fidi perché le azioni come garanzia non si possono usare. Sono due generazioni di fiducia buttate via. Mio padre purtroppo è mancato qualche anno fa, ma è meglio che non abbia visto questa situazione, l'avrebbe presa molto peggio di me. Io ho lavorato tutta la vita in fabbrica, va bene, non avevo un ufficio, non avevo le vigne e l'autista che ha Sonin. Gli ho affidato i miei risparmi, gli ho dato la mia fiducia. Ora quei soldi sono bloccati e una parte non li rivedrò più. E lui cosa fa? Scrive una lettera ai soci dicendoci di avere ancora pazienza e fiducia nella banca. Altri 120.000 euro almeno sprecati. Che venga a dircelo in assemblea, ma non in sala Palladio. Venga nella sala grande con la maggioranza di soci.
Cittadine e cittadini, buongiorno. Notizie dell'ultima ora. Tutto quanto riportato nel filmato appena andato in onda è stato confermato dal bilancio semestrale rilasciato dalla Banca Popolare di Vicenza in data 29 agosto 2015. Inoltre, come ci ha gentilmente ricordato lo stesso amministratore delegato, dottor Francesco Iorio, in un'intervista al giornale di Vicenza del 5 settembre, a norma dell'articolo 2358,6 del Codice Civile, le operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate con finanziamento da parte della stessa banca sono vietate. Quindi le operazioni effettuate sono nulle. Il fatto è stato ricordato anche dal presidente dottor Giuseppe Zonin, ora più comunemente noto come lo smemorato di Gambellara, nell'intervista del 6 settembre. Il presidente sostiene infatti che la colpa di questo reato è da attribuirsi ad altri, non ai componenti del CDA, che del fatto nulla sapevano. Evidentemente lo smemorato di Gambellara è attorniato da molti altri smemorati di altri paesi. Bah, forse dipende dall'età. Vi invitiamo quindi a considerare seriamente l'azione legale, soprattutto per quanto riguarda le azioni che siete stati costretti a sottoscrivere o ad acquistare a fronte di finanziamenti concessi. Le associazioni dei consumatori sono e saranno a vostra disposizione per dubbi, preparazione della documentazione, avvio pratiche e quant'altro. Coloro i quali invece si sentano turlupinati in qualsiasi modo da questa truffa vicenda sono invitati a presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Vicenza, sita in Corso Palladio numero 159, primo piano, e gratis anche. Passiamo ad altro. Si è in trepidante attesa di conoscere l'esito dell'ispezione avviata dalla Consob il 22 aprile presso la Banca Popolare di Vicenza. L'ispezione è volta a verificare diversi punti, tra i quali la regolarità nella gestione del conflitto di interessi insito nel collocamento dei titoli di propria emissione, il processo di definizione del valore delle azioni della banca, la valutazione dell'adeguatezza degli investimenti della clientela, la gestione degli ordini della clientela aventi ad oggetto la vendita di azioni della banca stessa. Chissà mai che sia tutto a posto e in ordine. Ed ora cambiamo argomento. Nel presentare la relazione semestrale della Banca Popolare di Vicenza, l'amministratore delegato, dottor Iorio, pur avendo esposto i dati di bilancio con simpatia e buon umore, si è forse dimenticato di comunicare ai soci che dopo l'aumento di capitale annunciato, forse ci sarà la necessità di lanciarne un altro. Il patrimonio della banca, infatti, è sceso da 4,5 miliardi a 2,9 miliardi. In realtà, si sa, è poco più di 2,3, poiché bisogna elidere dal patrimonio la riserva indisponibile di 611 milioni, costituita a fronte del noto aumento di capitale illegittimo. Forse si è anche dimenticato di evidenziare che i crediti in sofferenza al 30 giugno 2015 sono saliti di un ulteriore 10%, hanno raggiunto la quota di 4,6 miliardi o 4.600 milioni di euro, una quota addirittura superiore a quella del Monte Bianco, ed è probabile che a fine anno aumenteranno ulteriormente. Con un patrimonio disponibile di 2,3 miliardi, i crediti in sofferenza sono ora il 200% del patrimonio netto. Facile quindi prevedere che gli 1,5 miliardi di euro di aumento di capitale annunciato non siano sufficienti. Si spera non sia necessario un intervento di qualche investitore istituzionale estero, magari cinese. Veniamo ora alla situazione che riguarda i lavoratori. Dopo le dichiarazioni del presidente smemorato di Gambellara, dottor Gianni Zonin, relativamente all'assicurazione che i dipendenti non si toccano, gli esuberi previsti in aprile in 200 anime sono ora già saliti a 300 anime. Passiamo ora alla cronaca degli ultimi giorni. Dal Corriere del Veneto del 9 settembre si apprende che i risultati dell'ultimo esame da parte della BCE sui bilanci delle banche sotto la sua supervisione pongono la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca pari in graduatoria, con un voto per entrambe di 4 su una scala di 5, dove 1 sta per le banche eccellenti e 5 per quelle fallite. Al momento non vi sono altre notizie. Vi ringraziamo per l'attenzione e la partecipazione. Abbiate una buona giornata e a presto. Ti fidi ciecamente.
pubblicamente. Repubblica non vedente, non si spiega. In pratica è la Repubblica cieca. Milioni di elettori addormentati per vent'anni davanti ai televisori. Buonanotte senatori, caro Napolitano, te lo dico con il cuore. O vè testimoniare oppure passa il testimone. Dove sono i nastri dell'inchiesta? Si dice che il Nicola Mancino scriva meglio con la destra. Sento non veto sul decreto, in Parlamento non c'è spazio per i disonesti, sono già al completo. La storia ci ha insegnato che l'Italia, quando trovi la tua strada, te la fa saltare in aria. Non ti fidi più di nulla, ma tu prova. Dalla marcia su Roma fino al marcio su Roma, è solo un movimento che va avanti all'infinito. No, e poi non ci sarò, non sono parte.